alla consulta per le politiche delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da ALIS proposte per lo sviluppo green del comparto dei trasporti e della logistica. Da lunedì quasi tutta Italia in zona bianca, RT a 0,69 e l'incidenza dei positivi crolla a 16,7. Probabile abolizione della mascherina all'aperto da fine giugno, ma De Luca prende tutto in contropiede, in Campania rimarranno obbligatorie. Il premier Draghi da Barcellona al foro italo-spagnolo ottimista sul futuro, poi detta la strategia per il paese. Ora serve una politica espansiva e rassicura i mercati, dopo la ripresa tornerà la prudenza. Il presidente della DSP dell'Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, al TG News. E scavi, potenziamento del traffico RoRo e concorso di idee per le crociere tra le priorità del porto di Venezia. Arriva il primo weekend di fuoco dell'estate, picchi di 40 gradi al nord e nelle isole. La bolla di calore continuerà al sud per tutta la prossima settimana. Buonasera. Abbiamo voluto aprire il nostro telegiornale con questo video che offre molte risposte alle domande che noi tutti ci stiamo facendo in questi giorni e che riguardano le funzioni del Green Pass e le modalità per ottenerlo. Il certificato entrerà in vigore ufficialmente il 1° luglio, dopo che ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il relativo DPCM, ma gli strumenti per ottenerlo cominciano già ad essere attivi in questi giorni. Rimandato a luglio il dibattito sulla proroga o meno dello stato d'emergenza, il governo dà il via libera al Green Pass italiano, che dal 1° luglio andrà a integrarsi con il Digital Green Certificate europeo. Draghi ha firmato il DPCM che definisce le modalità di rilascio, si troverà anche in farmacia, gli ambiti di utilizzo e i soggetti che dovranno verificare la validità dei certificati che consentiranno da un lato di spostarsi nei paesi europei e nelle zone rosse e arancioni nel nostro paese e dall'altro di accedere agli eventi in cui è prevista la presenza di più persone. La certificazione verde Covid-19, così si chiama il pass italiano, rappresenta dunque un ulteriore step di quel cronoprogramma definito da Draghi a partire dalle aperture del 26 aprile per un ritorno graduale alla normalità. Arriva nel giorno in cui il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo sulle Malattie aggiorna le raccomandazioni approvate dal Consiglio Europeo alla luce del miglioramento generale della situazione nei diversi paesi. Niente test e quarantena per chi viaggia in aereo in Europa dopo le due dosi di vaccino o se si è avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, mantenendo però il distanziamento di almeno 1 metro e soprattutto le mascherine in tutte le fasi del trasferimento. Prosegue intanto il miglioramento della situazione sanitaria nel nostro paese. L'incidenza dei casi scende a 16,7 positivi ogni 100.000 abitanti e l'indice RT è stabile a 0,69. Dalla prossima settimana l'Italia sarà quasi interamente bianca, ad eccezione della Valle d'Aosta, ed in tutto il paese cesseranno le misure di coprifuoco. È sempre più probabile che dalla fine del mese venga abolito l'obbligo delle mascherine all'aperto, anche se proprio oggi pomeriggio il Presidente campano Vincenzo De Luca ha preso tutti in contropiede. Credo che manterremo in Campania l'obbligo della mascherina all'aperto anche d'estate, ha dichiarato. Con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi. Intanto in molti paesi europei lo stop alle mascherine è già stato deciso. Ieri è stata la volta della Francia.
Dopo 10 mesi in apnea, la capitale di Francia torna a respirare. La decisione del presidente Macron di revocare a sorpresa l'uso obbligatorio delle protezioni in strada a partire da giovedì e anticipare di 10 giorni al 20 giugno la fine del coprifuoco è stata accolta come una liberazione, la fine di lunghi mesi di privazioni a sorriso coperto. Da giovedì mattina molte mascherine sono finite sotto il mento o sul gomito dei passanti, anche se in molti restano prudenti. È una liberazione, esulta Marie, 25 anni, felice di tornare a scoprire il volto dei passanti tra le attività predilette degli abitanti di Parigi. Tanto che già nel 1855 Baudelaire dedicò all'argomento una delle sue più meravigliose poesie, A un passant. Per Jérôme, un funzionario di 45 anni, la revoca della mascherina è una decisione di buon senso. I dati sul virus sono in netto miglioramento e lasciano ben sperare. Continuare a indossare la mascherina in strada con la calura estiva stava diventando insostenibile, anche se bisogna restare prudenti, soprattutto per le incognite legate alla temuta variante Delta. Oggi intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. Una misura in via precauzionale alla luce del preoccupante numero di contagi nel paese a causa della diffusione della variante Delta. Spostiamoci adesso in Spagna. Con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie, le previsioni del PIL potrebbero essere riviste significativamente al rialzo. Così oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenuto a Barcellona al Cercle d'Economia. Dobbiamo fare in modo che la ripresa sia equa e sostenibile, ha affermato. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire una maggiore attenzione al cambiamento climatico. Non possiamo uscire dalla crisi sanitaria per poi entrare da sonnambuli in una crisi ambientale. In riferimento alla situazione di incertezza creata dalla pandemia, Mario Draghi ha ribadito la necessità di mantenere una politica monetaria e fiscale espansiva con l'obiettivo minimo di riportare l'attività economica almeno in linea con la traiettoria precedente alla pandemia. Il Premier ha inoltre voluto rassicurare gli investitori, affermando che si tornerà alla prudenza fiscale non appena la ripresa proseguirà in maniera autonoma. Facciamo rotta ora verso il mondo di Alice. Si è concluso oggi il primo ciclo dei lavori della consulta per le politiche delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, cui la nostra associazione è stata invitata ad intervenire. Il vice direttore di Alice, Antonio Arrigo, dopo aver espresso il proprio applauso per i risultati e la concretezza emersa dalle 3 sessioni della consulta, ha riportato a nome del presidente Guido Grimaldi la condivisione del cluster alla strada tracciata dal ministro Giovannini sul fronte della mobilità sostenibile. L'auspicio di Alice è che le proposte avanzate durante i dibattiti, in particolare sui temi della semplificazione, si traducano presto in norme di legge volte a favorire lo sviluppo green del comparto dei trasporti e della logistica. E continuando a parlare dei temi che interessano il cluster, nell'ambito del nostro percorso di avvicinamento alla 3 giorni di Alice in programma a Sorrento dal 1 al 3 luglio, vediamo un'intervista di Alessandro Milone all'avvocato Michele Autuori, partner di un qualificato sponsor dell'evento, quale lo studio Watson Farley & Williams. Lei rappresenta uno studio legale internazionale molto importante che lavora in grande sinergia con l'associazione e anche con le aziende che compongono questo cluster così variegato. Ecco, dal vostro osservatorio, come si stanno preparando alla ripartenza le aziende del trasporto e della logistica e come più in generale potete osservare una grande ripresa delle attività economiche? Ma diciamo che una vera e propria una sosta, una fermata, c'è stato un rallentamento nella fase della pandemia, ma nel trasporto per la sua stessa natura non si è mai fermato. E questo è anche un segnale che l'associazione ha voluto lanciare sempre, ovvero mentre tutti quanti erano fermi, in lockdown, chiusi, il mondo del trasporto non si è mai fermato. E devo dire la verità, sia dal punto di vista del trasporto marittimo, stradale, assistiamo adesso a un nuovo fermento, credo anche in vista dell'estate, perché incominceranno le vacanze, quindi comunque sia da un punto di vista marittimo, quindi per quanto riguarda i trasporti verso le isole, ma e poi anche di riflesso nell'ambito del trasporto stradale, si inizia a vedere secondo me una maggiore ripartenza, sicuramente dei volumi maggiori rispetto a quelli che abbiamo assistito nella fase invernale.
Io invece volevo chiederle una battuta di attualità. Voi come studio legale importante state sicuramente seguendo le varie fasi del PNRR, quindi state, diciamo, accompagnando come consulenti tante imprese in questo momento così, così difficile e, diciamo, così complesso per la vita del paese. Ecco, secondo voi le aziende del trasporto e della logistica possono dirsi in qualche modo soddisfatte del piano che il governo italiano ha inviato alla Commissione europea? Allora, sì, per alcuni aspetti sì, per tanti altri ci sono state, diciamo, ci sono delle lacune, secondo me. Mentre si accoglie sicuramente con favore le modifiche al PNR che sono state apportate da ultimo in materia di portualità, in materia di attenzione al terminal, forse, diciamo, per quanto riguarda il rinnovo delle flotte, per quanto riguarda il supporto, diciamo, al trasporto stradale, si poteva e si deve fare di più. Veniamo al Recovery Fund. La Commissione UE ha approvato oggi il piano del Lussemburgo dopo l'ok dei giorni scorsi ai PNRR di Portogallo, Spagna, Danimarca e Grecia. Proseguirà la prossima settimana il tour nelle capitali europee della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che lunedì partirà alla volta di Vienna e Bratislava. Martedì sarà invece in Lettonia, Germania e Italia, mentre mercoledì visiterà Belgio e Francia. Sulla valutazione del Recovery Plan italiano è intervenuto il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Mi aspetto una valutazione molto seria della Commissione del piano italiano, esattamente come quella che stiamo facendo degli altri piani. Penso che saranno alla fine, le pagelle saranno molto simili. Ma aspettiamo l'approvazione, perché finché l'approvazione non avviene è bene essere prudenti. E la prossima settimana. Veniamo ora alla pagina dedicata ai tributi fiscali. Si va verso la proroga al 31 agosto del blocco delle cartelle esattoriali, che sarà accompagnata presumibilmente anche dallo slittamento della scadenza per il saldo dei versamenti sospesi da marzo 2020. In Commissione Bilancio della Camera si sta dunque lavorando ad una modifica legislativa in conversione del decreto sostegni bis, che eviterebbe così ai cittadini, imprese e professionisti di dover fronteggiare uno scalone di 16 rate da recuperare entro il 2 agosto. La questione delle cartelle non è l'unico tema fiscale sul tavolo del governo. Si pensa inoltre ad una rateizzazione più lunga per rottamazione, saldo e stralcio e allo slittamento al 20 luglio della scadenza di saldo a conto di IRPEF, IRES e IRAP. Sarà l'estate degli italiani in Italia, ha dichiarato ieri il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Siamo molto positivi su numeri e prenotazioni. E a proposito di mete turistiche, è il mare della Sardegna il più bello d'Italia, secondo Legambiente e Touring Club. E la Sardegna, la regina del mare per quest'estate 2021, anche se ha dovuto fare i conti con la Toscana per spuntarla. L'isola ha ricevuto infatti il maggior numero di vele nella classifica della guida mare più bello di Legambiente e Touring Club. Altri importanti riconoscimenti vanno anche alla Puglia, alla Campania e alla Sicilia. Tra le 45 zone balneari raccolte nella guida, spiega Legambiente, ci sono luoghi famosi in tutto il mondo come le Cinque Terre o la costiera amalfitana. Nel complesso sono 98 i comprensori turistici messi in classifica da Legambiente e Touring Club italiano e valutati in base ai dati sulla gestione dei servizi da parte delle amministrazioni locali e la qualità del territorio. Il giudizio attribuito a ciascun comprensorio va dalle 5 vele assegnate migliori fino a una vela per i territori che comunque raggiungono la sufficienza dei voti. I comprensori a 5 vele, il massimo del punteggio, sono in Sardegna, dove se ne trovano 6. Le terre della Baronia di Posada, la Gallura costiera nel nord-est, il comprensorio di Baunei sulla costa orientale, il litorale di Chia a sud, l'area marina protetta del Sinis e il litorale della Planargia nel tratto di costa occidentale. Rimaniamo in una delle capitali del turismo italiano. Parliamo di Venezia. Qui da poco è stato nominato il nuovo presidente della DSP del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio. Il vice direttore Antonio Errigo ha raccolto le sue prime dichiarazioni in merito alle iniziative che ha in programma. Presidente, lei si è appena insediato in una realtà molto complessa. Quali sono i dossier più caldi che ha trovato sulla scrivania e le priorità che ha deciso di affrontare nel breve periodo? Allora, i dossier più caldi, grazie intanto, buongiorno. Diciamo che non abbiamo dei dossier che non sono caldi, però mi consenta la battuta. Noi ci siamo attivati da subito, anche andando a dialogare direttamente con il Ministero delle Infrastrutture e Ambiente su temi di accessibilità e quindi problemi
legati agli escavi, su temi legati ovviamente alle crociere, all'accoglienza delle crociere, su temi legati al potenziamento delle infrastrutture all'intermodalità e poi alla ricostituzione dell'ecosistema delle imprese che operano in porto, perché c'è grande necessità di ascolto da parte nostra e anche di valorizzazione di tutte le potenzialità che ci sono all'interno del porto. Presidente, veniamo a un traffico importante per tutto il nord-est, ma per l'Italia tutta, quindi i traffici RoRo. Quali sono le strategie dell'ente per implementare le infrastrutture volte allo sviluppo di questo tipo di traffico? Allora, la situazione che ho trovato per quanto riguarda le nostre infrastrutture in ambito RoRo è che abbiamo recentemente ultimato alcune attività di escavo che hanno portato gli approdi da 2 a 4, e quindi in entrambe le darsene, diciamo, da questo punto di vista l'accessibilità è molto migliorata, questo è un elemento molto importante. A livello di mercato ritengo che si debba molto lavorare per amplificare le potenzialità di questo servizio, andando a vedere ovviamente anche i mercati all'interno dell'area MED, quindi questo è sicuramente un obiettivo che noi ci andiamo a dare, e poi anche l'accessibilità lato terra, nel senso che eravamo un po' più penetranti qualche tempo fa con alcuni collegamenti direttamente rivolti al centro dell'Europa, e questo sono due è un altro elemento che voglio valorizzare in ragione del fatto che il terminal ha la possibilità di comporre 3.750 metri, come voi sapete, in banchina, e questo è un elemento che vogliamo sicuramente valorizzare. Presidente, un tema sempre attuale a Venezia è quello del crocierismo. Cosa ci può dire in merito al concorso di idee per la realizzazione e la gestione di punti di attracco che siano fuori dalle acque protette dalla laguna di Venezia? Per quanto riguarda il concorso di idee, noi abbiamo pubblicato recentemente un avviso di preinformazione a tecnico, nel senso che abbiamo detto al mercato che il 29 di giugno pubblicheremo il bando, che sarà organizzato secondo quanto previsto la norma, quindi un concorso di idee in due fasi, la prima anonima e la seconda con richiesta di elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico, che andrà a indagare nel nostro intendimento tutti gli aspetti che sono connessi alla realizzazione di una tale infrastruttura al di fuori della laguna, quindi aspetti infrastrutturali, ambientali e di collegamento con la terraferma. Genova sarà tra le sedi italiane ad ospitare una sezione dei lavori del G20. Il capoluogo ligure accoglierà i prossimi 27 e 28 settembre la riunione del gruppo di lavoro infrastrutture, che vedrà la partecipazione di alti funzionari dei ministeri per l'economia e le finanze e delle banche centrali dei paesi presenti. Ad ufficializzare la notizia è stato il capodelegazione per la presidenza italiana del G20, Giuseppe Scognamiglio. Andiamo all'estero. Cresce nuovamente la tensione tra Israele e Hamas, a un mese dalla tregua pattuita grazie alla mediazione di Egitto e Stati Uniti. Israele e Hamas sono tornati a confrontarsi e a scambiarsi minacce, mettendo così alla prova una tregua concordata il mese scorso grazie a pressioni degli Stati Uniti e ad una mediazione egiziana. Ieri una marcia di ebrei nazionalisti condotta a ridosso dentro la città vecchia di Gerusalemme è stata interpretata da Hamas come un atto di ostilità. Da Gaza sono quindi stati lanciati numerosi palloni incendiari ed esplosivi che hanno provocato almeno 26 roghi, arrecando così ingenti danni a coltivazioni agricole israeliane. In risposta, la scorsa notte, su ordine di Naftali Bennett, aerei israeliani hanno colpito a Gaza due edifici di sicurezza di Hamas, senza però provocare vittime. Hamas ha comunque voluto avere l'ultima parola e sono tornati in cielo i palloni incendiari palestinesi. Altri quattro roghi hanno devastato campi agricoli nei kibbutzim di frontiera. L'esercito israeliano ha ammonito che si tiene pronto ad ogni scenario, compresa la ripresa delle ostilità a fronte delle continue attività terroristiche della striscia. Hamas ha replicato descrivendo gli eventi come una palese vittoria della resistenza su Israele, che nelle parole del suo portavoce Fazziba Rum è stato costretto a tenere la marcia delle bandiere ben lontana dalla moschea Al-Aqsa. Chiudiamo con una notizia che sicuramente interessa a tutti. Parliamo di condizioni meteo. L'Italia vivrà in questo weekend la prima ondata di caldo dell'estate 2021 e l'alta pressione di matrice africana dominerà le temperature per diversi giorni. Le temperature aumenteranno in tutta Italia con valori che potranno aggirarsi diffusamente intorno ai 34-35 gradi, ma nelle pianure del nord e nelle isole la colonnina di mercurio potrà raggiungere anche la soglia dei 40 gradi. La bolla di calore non abbandonerà le regioni meridionali per tutta la prossima settimana. Era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a lunedì prossimo.